no, io ho una scuola di specializzazione, l'abbiamo avviata quando è stato 3 anni fa. Nel 2017 abbiamo avuto l'ok dal MIUR e poi nel 2019 siamo partiti. Come si chiama? Istituto ICNOS, scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche. ICNOS, questo dico io, non lo dirò mai, è una scelta la scelta Federico Piccirilli, questa decisione non è niente di compromettente in questo senso, però non rivelerò mai il significato di questa parola. Come? È misterioso. È misterioso, in realtà no, non è misterioso, però ho le mie buone ragioni per non dirlo, lasciamo questo alone di mistero. È una parola, comunque. Però poi la scelta Federico, quindi è giusto che sia lui a dare le spiegazioni dirette e indirette, visto che parleremo un pochino anche di questo. E quindi niente, sta andando abbastanza bene. E voi state anche facendo sempre state facendo online le lezioni? Per Vai, sì, vai, sì, così, così. forza. E vabbè, siamo un po' costretti. Va bene, allora cominciamo. Per me sono pronto, quando vuoi, anche Ok. visto che non dovevo preparare nulla. Non dovevamo preparare nulla. No, no, mi piace. Poi con lei mi sono permesso. Va bene così, così, come sto. Sì, anche perché, dicevo, lei in particolare mi sono permesso di, sa, con un professore magari, chissà se gli va bene, se vuole una cosa più formale, però devo dire che, un po' avendo fatto la formazione con lei al master, avendo visto i congressi, altre formazioni, conoscendo un po' il suo stile che io apprezzo tanto, sia, come terapeuta per quello che ho potuto vedere sulla mia pelle durante alcune dimostrazioni durante il master, poi su alcuni video, e poi dimostrazioni anche con altre persone. E come formatore, anche a me piace molto perché ha uno stile dinamico che si adatta molto. Non so, sono gusti, a me piace. Allora mi sono permesso, vediamo se il professore mi dice di sì, io gli introduco questa forma un po' meno formale e vediamo un pochino. E quello di cui parliamo ovviamente oggi, questo ce lo siamo detti, è l'ipnosi, in particolare il diretto e l'indiretto, sia perché lei ha scritto diverse cose al riguardo, ha fatto penso più di una volta dei workshop sull'argomento. Io almeno ho partecipato a uno, però poi ho visto che è un workshop che si ripete, quindi c'è molta richiesta, probabilmente attenzione sull'argomento. Però immaginiamo di iniziare con qualcuno che non ha un'idea precisa dell'argomento e che ci rivolgiamo a psicologi. Questi video vengono visti da psicologi e psicoterapeuti. Però non è scontato che tutti sappiano che cosa significa comunicazione diretta, magari che è una comunicazione indiretta. Voglio dare un'idea generale di che cosa stiamo parlando quando parliamo di diretto e indiretto in psicoterapia. Diciamo, quando parliamo di diretto e indiretto facciamo una distinzione abbastanza arbitraria, perché il linguaggio indiretto è in qualche modo sempre presente, anche quando si usa quello diretto. Quello diretto sarebbe un linguaggio che è limitato a dare delle informazioni specifiche ed esplicite. E quindi se si lavora in terapia, come dire, indicare in maniera esplicita che cosa il terapeuta si aspetta dal suo paziente. L'indiretto invece è un modo per parlare senza esplicitare e dando la possibilità quindi di interpretazione a chi riceve il messaggio. Noi per circa il 7% parliamo diretto, cioè diciamo delle cose, parliamo di contenuti specifici e parliamo di quello in maniera esplicita, però ci sono una serie di altri aspetti indiretti che sono sempre presenti, quindi tutta la parte analogica della comunicazione,
che significa quindi il non verbale, perché poi nel verbale esiste anche il paraverbale, che è una parte che viene usata anche l'intonazione della voce e tutto il resto. E questo naturalmente è un messaggio che arriva comunque, arriva indirettamente, nel senso che di solito va un po' al di là della nostra consapevolezza cosciente. Ecco, se vogliamo parlare il linguaggio di Erickson, era il suo modo di parlare all'inconscio, così diceva lui, insomma, ecco, nella diatriba che non c'è mai stata, ma che è immaginaria, che possiamo pensare nei confronti di Freud. Freud interpretava l'inconscio, quindi traduceva dall'indiretto al diretto, no? Cioè tutte le cose che venivano fuori analogicamente dal paziente trovavano una spiegazione razionale e logica. Al contrario, Freud parlava direttamente all'inconscio con lo stesso tipo di linguaggio e usava quindi una comunicazione prevalentemente indiretta, che significa mettere dentro metafore, storie, ma anche tutto quello che riguarda la comunicazione corporea, verbale, non verbale, assumere la parola del paziente, per esempio il mirroring, no? Che diciamo uno psicanalista si sarebbe ben guardato dal prendere in considerazione, invece diventa un aspetto importante della terapia. Quindi questo spiega un po' cos'è l'indiretto, e siccome è una parte considerevole del nostro linguaggio, limitarsi soltanto al diretto quando si fa psicoterapia significherebbe prendersi solo la buccia e lasciare il frutto, insomma, non una parte superficiale e poco rilevante. Ecco perché appunto l'ipnosi in modo particolare, soprattutto quella ericksoniana, dà una grande importanza a tutto ciò che è indiretto. E ci sono delle situazioni in cui è preferibile, secondo lei, utilizzare di più, con consapevolezza di più, un linguaggio diretto, situazioni in cui invece è preferibile utilizzare di più un linguaggio indiretto, concentrarsi di più su un linguaggio, una comunicazione indiretta? Direi, mentre l'indiretto in qualche modo non si può evitare, ecco, quindi si deve per forza tenerne conto, perché esiste sempre, diciamo, ha rare controindicazioni, perché in realtà, essendo sempre presente, non puoi evitarlo in realtà. Però esistono delle situazioni terapeutiche in cui l'indiretto non funziona, e nella maggior parte dei casi è esattamente l'opposto. Quando si incontra resistenza usando il linguaggio diretto, bisogna assolutamente passare verso l'indiretto. Però a volte il soggetto ha bisogno di comunicazioni esplicite, ci sono persone che le chiedono, e poi ci sono aree della psicoterapia che richiedono essere chiari. Insomma, ecco, se il paziente ti chiede quanto deve pagare la seduta, usare l'indiretto mi pare che è un po' rischioso, insomma, certo. E così per dare il prossimo appuntamento. Ma in generale, direi, per tutto quello che riguarda il setting, una comunicazione esplicita che chiarisce il tipo di lavoro che viene fatto e quali sono i limiti di questo lavoro, e quindi durerà un'ora o quello che deve durare, o meglio che sia chiaro ed esplicito e detto con molta chiarezza. Quindi il setting ha bisogno di linguaggio diretto ed esplicito. E il resto, anche se Erickson era capace anche di dire, non so, fra 6 mesi e maggio, intendeva fra 6 mesi chiamatemi che vi do un altro appuntamento, insomma, no? Questo era anche nel setting, però diciamo, non suggerirei a nessuno psicoterapeuta di usare l'indiretto per il setting, sarebbe abbastanza rischioso e si possono avere strane sorprese. Però ecco, diciamo, invece il linguaggio terapeutico in senso stretto, quando è indiretto, diciamo, tende a superare le resistenze del paziente e crea un clima che non è quasi mai conflittuale. Mentre c'è da obiettare se si dice esattamente quello che uno deve fare e l'altro dirà no, questo io non lo voglio, rispetto a una storia, un racconto, siccome ognuno ci vede dentro quello che meglio crede, la conflittualità nella relazione terapeutica si riduce di molto, per cui se vogliamo evitare la relazione conflittuale, ecco, se invece la cerchiamo, il diretto è più adatto per ottenere un risultato del genere.
Quindi direi a grandi linee, soprattutto se si vuole mantenere un rapporto terapeutico buono, usare l'indiretto se si vuole superare la resistenza, l'indiretto, e per invece quello che riguarda l'aspetto più strettamente attinente al setting, essere espliciti e diretti è molto importante. Poi ci sono le emergenze, e qui sulle emergenze penso che il linguaggio diretto possa avere la sua importanza, cioè dire esattamente quello che va fatto in quel momento, perché altrimenti, passando il tempo soltanto per capire il significato, perché l'indiretto richiede un'elaborazione sempre da parte del soggetto che lo riceve, quindi il tempo può passare, insomma, però si può perdere l'occasione per salvare una situazione difficile. E poi però esiste anche una resistenza all'indiretto. Ricordo sempre un paziente che aveva una strana modalità di andare in trance. Quando entrava nella condizione di trance parlava un linguaggio assolutamente incomprensibile. Era evidentemente un disturbo di tipo dissociativo, ma insomma condurre la terapia in quelle condizioni era senza speranza. Io ho provato a imparare il linguaggio che usava lui, ma non ce la facevo. E ho inventato un linguaggio schizofrenese che potesse somigliare, ma non funzionava. Ho usato metafore, ho usato l'idea di un puzzle che si ricomponeva, di un gomitolo che si srotolava e alla fine si vedeva qual era il capo del filo. Non ha funzionato. Alla fine, stanco di tutto questo, ho detto: guardi, adesso io ho provato in tutti i modi, ma se non riesce a parlare in maniera chiara, io non posso capirla, non la posso aiutare, perciò o parla chiaro subito. E lui ha detto va bene, e ha risposto da allora in poi. Quindi cercava un linguaggio diretto ed era giusto utilizzarlo. Diciamo, ecco, però sono casi rari, sono casi rari. La maggior parte delle persone, diciamo, ha piacere di usare l'indiretto proprio perché gli dà una grande libertà.